Benvenuti a bordo, viaggiatori, e buon 2015 a tutti! Sono Grizzly, lui è Kent, questo è Diario di Viaggio on the road. Allora, ragazzuoli, questo primo vlog dell'anno cercherò di tenerlo leggero e veloce, perché penso che bene o male siamo ancora tutti presi dalle festività. Di per sé, io ho passato la notte tra il 31 e l'1, che è stata una notte d'inferno, sono stato parecchio male, dovevo partire, dovevo andare a Milano, dovevo fare una serie di cose, ma mi sentivo un po' come il venditore di ricambi di Existence, ero lì in loop. E nonostante il raffreddore, il mal di testa, la nausea, eccetera, il 1° gennaio, se avete visto il video, sono anche uscito con la Protezione Civile, tra l'altro ho appena superato una strada chiusa, una strada laterale in cui c'erano i Vigili del Fuoco e stanno tagliando un altro albero caduto. E beh, nonostante, dicevo, non stessi proprio al 100%, comunque sono voluto uscire, mi sono voluto mettere a disposizione e non ho fatto grandi servizi, non sono andato materialmente a tagliare alberi, principalmente ho fatto da scudo, perché comunque era una mezza salma. Di per sé lo stesso nostro presidente, Giovanni, che è il conducente della Ruspa, al momento l'unica persona che abbiamo in associazione abilitata a utilizzare la Ruspa, che tra l'altro è la sua, è venuto nonostante alcune linee di febbre. Cioè lui stesso ha detto «Io sono a casa perché non sto bene, però se c'è proprio la necessità di uscire, chiamatemi che esco». Quindi comunque ci abbiamo messo la buona volontà tutti quanti, perché siamo volontari, non solo perché facciamo volontariamente questo servizio, quindi anche gratuitamente, siamo anche usciti il 1° gennaio mattina, ma soprattutto abbiamo messo la buona volontà, perché ci teniamo a renderci utili, ci teniamo a poter dire «Ragazzi, se riusciamo ad alzarci le mani, che è inutile stare lì a guardare». Comunque, questo 1° gennaio è stato, come dicevo, questo Capodanno è stato un po' così, dovevo andare a Milano, avevo quasi tutto pronto, avevo la prenotazione in albergo, dovevo pagare il biglietto aereo, ma alla fine non sono partito. E vabbè, sarà per l'anno prossimo, sarà per il prossimo giro. Però il 2015 dovrebbe portare grandi novità anche sul mio canale, su questo canale in cui voglio fare una cosa a cui sto lavorando in questi giorni, che dovrebbe affiancarsi al Diario di Viaggio on the road, ma è un altro genere di lavoro, e in questi giorni, giusto il tempo di finire 4 lavori specifici, comincerete forse a vedere il primo materiale. E oltre a questo, sto per dare una piccola svolta anche a un altro canale YouTube che ho, che è messo di lato, parcheggiato, pronto per tutto il materiale straniero che seguo e su cui voglio fare un altro progetto ancora, ma di questo vi terrò informati successivamente, per quello ancora temo che passerà qualche mese. E detto questo, ragazzi, io vi chiedo com'è andato Capodanno? Vi siete divertiti? Vi siete ubriacati? Siete rilassati? Siete stati con gli amici, con i parenti? Che avete fatto di bello? Nel frattempo il mio canale ieri risultava avere 100 iscritti. Ora, tecnicamente, dato che io ho un'iscrizione fittizia di servizio, che è quella che mi serve per verificare se arrivano le notifiche agli iscritti, eccetera, tecnicamente i 100 iscritti saranno presenti quando in realtà ci saranno almeno 101 iscritti. Però vi ricordo che sto preparando la FAQ, quindi se avete domande potete farle nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. E naturalmente vi ricordo, se avete passato un buon Capodanno, di fare pollice in alto e ricondividere anche questo vlog. Io non ho fatto un gran Capodanno, almeno con i vostri like riuscirò a fare qualcosa di un po' meglio, l'avete visto. Se questo vlog quindi vi è piaciuto, fate pollice in alto e condividetelo sui social, condividetelo con gli amici, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale, è gratuito, riceverete una notifica quando pubblico nuovi vlog, e se sarete il 101esimo fareste anche un grande onore, potrò dire chi è stato
appunto questo centesimo fittizio iscritto e farò questa FAQ. Ragazzi, questo è tutto, dai, ciao, ci vediamo domenica prossima con un po' più di calma e ricominciamo con gli argomenti classici, canali YouTube e tutto quanto. Di nuovo, ciao a tutti e a domenica prossima!